Questa qua. Grazie.
Allora, buongiorno, grazie della presenza. Allora, stiamo qui perché nella mattinata odierna ho deciso di tenere questa conferenza stampa per la presentazione di alcuni cambiamenti che abbiamo ritenuto e che ho ritenuto di fare in giunta. Noi abbiamo vissuto qualche settimana fa un momento in quest'aula molto importante a nostro avviso per la città. Abbiamo respinto un tentativo deciso, determinato, sin anche maldestro, politicamente parlando, di alcune forze politiche per commissariare la città di Napoli. Quel tentativo ha visto in quest'aula il successo del Consiglio Comunale nella sua maggioranza e quindi anche qui voglio ulteriormente ringraziare il Consiglio Comunale e quei consiglieri comunali che hanno prestato ossequio al voto che gli è stato dato dall'elettrice ieri di arrivare fino alla fine del mandato e soprattutto di non consentire in una fase di pandemia sanitaria, sociale, economica e lavorativa di lasciare la città di Napoli senza la guida politica e amministrativa. Perché parto di là? Perché quel momento è stato un momento importante, tra l'altro caratterizzato dalla forza dell'autonomia e della libertà dei consiglieri comunali che hanno scelto di votare bilancio. Non ci sono stati accordi politici con forze politiche, altre rispetto a quelle della nostra maggioranza. C'è stato un momento che ha visto il Consiglio Comunale esprimersi in maniera autorevole, forte e decisa. E quindi da quel Consiglio Comunale è venuto anche un messaggio politico, che è quello di lavorare verso una maggiore attenzione anche a quelle componenti, a quelle sensibilità, a quelle parti della città non ancora rappresentate nella nostra maggioranza politica o nella nostra composizione di giunta nel governo della città. Quindi ho iniziato un lavoro importante, politico, che possa mettere in condizione la città di avere un primo obiettivo per me fondamentale. Fino all'ultimo giorno del nostro mandato, del mio mandato di sindaco eletto dalla maggioranza del popolo napoletano, di compiere quante più azioni amministrative e politiche possibili nell'interesse della città. E quindi mettere in condizione la nostra amministrazione, la maggioranza e le forze politiche che si stanno avvicinando a noi di avere una maggiore capacità di incidere sul piano amministrativo e sul piano politico. La seconda considerazione è di natura politica. Noi ci stiamo avviando verso la fine del nostro mandato e quindi abbiamo deciso in questa fase anche di dare forza a chi ha mostrato, soprattutto negli ultimi tempi, voglia di impegnarsi con incisività, determinazione e risolutezza nell'azione amministrativa e politica di oggi e di domani. Per me non è stato facile questo passaggio perché, a differenza di altre volte che pure ha caratterizzato la storia di questa amministrazione, in questo cambio non c'è nessun atto di sfiducia o di mancanza di sovravvenuta fiducia nei confronti di chi da oggi non farà più parte di questa giunta. Tanto è vero che, come potete vedere, anche alle mie spalle è presente Enrico Panini, quale poi ritornerò da qui a breve. Quindi il mio obiettivo è stato quello di lavorare per comporre una squadra ancora più forte, ancora più coesa, che tenga anche conto delle differenze di sensibilità che ci sono all'interno della nostra maggioranza e anche all'interno della stessa giunta che guida la città.
anche perché a nessuno sfugge che andando verso la fine del mandato noi abbiamo anche messo in campo una proposta politica forte, autorevole, nella quale crediamo, che la candidatura di Alessandra Clemente al prossimo sindaco. Al netto di tutto ciò che di nuovo potrà avvenire nel prossimo futuro, compresa anche la possibile mia candidatura a Presidente della Regione di Calabria. Di fronte a questo io ho un grande motivo di soddisfazione, in cui ho sempre creduto, già nel recente passato, e in cui oggi ho voluto rinnovare questa scelta, affidarmi ai giovani. Non è la retorica della politica che i giovani sono il presente o sono il futuro. L'ho voluto fare più volte nel corso di questa amministrazione ed è anche il motivo per cui ho scelto, pur come dire con una riflessione giusta e doverosa, in Alessandra Clemente candidata a sindaco, in Eleonora De Maio che è la nostra assessora, Luigi Pela, Rosaria Carriero, ad oggi si affiancano altri due giovani, Giovanni Pagano e Marco Dolore. Non che abbiano, diciamo, voti maggiori rispetto ai più giovani, perché io ho 53 anni e penso di non essere nell'animo meno giovane di voi, ma credo che in questa città, nei 9 anni in cui ho amministrato, i giovani hanno sicuramente rappresentato un punto di forza, giovani che comunque hanno anche la loro esperienza, stiamo parlando di persone adulte, mature, però con certe volte senza esperienza politica. Grandi sfide che hanno anche lacerato questa città sul piano politico. Mi ricordo quando la sofferta decisione, no, di cambiare l'assessore alla cultura, nonostante il mio apprezzamento, la mia amicizia, il mio affetto, la mia stima con Nino Daniele, io puntai su Eleonora perché ritenevo che queste scelte fossero in linea con il progetto di città. Oggi la scelta è molto innovativa, perché da una parte abbiamo Marco Gaudini, che pur giovane ha un'esperienza politica nell'amministrazione della cosa pubblica, ma ha sempre dimostrato, devo dire, in questi anni capacità amministrativa, abnegazione al lavoro e competenze. In più, aggiunta la passione necessaria di questi tempi, io credo che possa dare un contributo di energia che in questo momento è necessario in una sfida amministrativa e politica così. Poi dopo leggerò le tecniche chiaramente che sono conferite ai nuovi assessori, poi il provvedimento sarà a disposizione della stampa senza nemmeno magari mi farlo dilungare. L'altra è una scelta che reputo coraggiosa, in linea con quello che ho cercato di fare in questi anni, aprendomi alle istanze atipiche della politica in città, alle istanze fatte di movimento, anche di conflitto sociale, ma di capacità di dialogo. La nostra amministrazione, credo, e questo posso dire che non ci sono precedenti nella nostra città e forse anche in altre città, ha avuto la voglia, la capacità e il coraggio di mettersi in discussione nel rapporto con quella parte di città che talvolta vedeva nell'amministrazione della cosa pubblica un avversario, un luogo da conquistare solamente con la voce. Noi abbiamo dimostrato che attraverso il confronto, attraverso certe volte il conflitto sociale, anche attraverso la lotta, questa città possa ritrovare sempre momenti di sintesi. È per questo che anche ho chiesto e mi ho raccolto l'entusiasmo di Giovanni Pagano di non incontrarci più nelle vertenze, nei luoghi dell'elaborazione politica, nelle assemblee, nelle strade, nelle piazze e nei luoghi della lotta, ma nel palazzo in cui si può coniugare rottura del sistema e capacità di governo. Noi ammettiamo degli errori, delle contraddizioni certe volte, degli obiettivi che non si riescono a raggiungere, vedo che in questi anni abbiamo dimostrato di non cedere mai al compromesso morale, di rimanere coerenti e credibili e di considerare il diritto uno strumento di evoluzione. È una fatica anche interna. Non sempre si ha quella consapevolezza necessaria che il diritto è uno strumento interpretativo. Ancora è dominante l'idea che il diritto sia uno strumento conservatore. Quindi io chiedo e rinnovo la richiesta agli assessori, alla dirigenza e soprattutto ai nuovi assessori, e in particolare a Giovanni Pagano, cui ha affidato deleghe assolutamente innovative, di utilizzare il diritto sempre in maniera costituzionalmente orientata, in modo che legalità costituzionale, giustizia, legalità formale e legge possano trovare un punto alto di incontro che non è la mediazione a ribasso,
come talvolta accade, in quella interpretazione un po' oscurantista della cosa di dire noi siamo soggetti alla legge. Assolutamente sì, siamo soggetti innanzitutto alla legge costituzionale, che è quella che questa amministrazione ha cercato di applicare in questi anni. Ci mancano pochi mesi, ma in politica 6 mesi sono tanti, sempre che si vota a giugno, perché noi non sappiamo se quanto si vota. Per ora si voterà a giugno, a marzo magari ci diranno che si voterà in un'altra data. Noi ci prepariamo a votare a giugno, quindi significa che per giugno bisogna fare un lavoro amministrativo incredibile, per poi prepararci a un rendiconto amministrativo e politico il migliore possibile e prepararci a un'entusiasmante campagna elettorale. Mentre altri, dopo 10 anni, che per 10 anni ci hanno detto che non c'è un euro per Napoli, adesso scopriamo che si organizzano dibattiti autorevoli in cui si discute di fare una legge speciale per Napoli. Un bel modo di presentare una propaganda alla campagna elettorale. La credibilità di queste persone è davvero mortificante, non sentitevelo di dire, perché sono le stesse persone, molte di queste, che in questi anni, quando lottavamo per il debito ingiusto, ci dicevano che facevamo propaganda politica, e quando lottavamo per portare risorse economiche nella città di Napoli ci dicevano che non c'era un euro. Adesso leggiamo che esponenti autorevoli di partiti di governo ci dicono che guarda caso, sarà una mera coincidenza che all'inizio di una campagna elettorale si deve fare la legge speciale di Napoli. Un po' di vergogna, consentitemelo, la dovrebbero provare e chiedere forse scusa alla città se in questi anni si sono girati dall'altra parte e non hanno fatto nulla per Napoli, pur alcuni di loro essendo parlamentari eletti in questa città, nel recente passato e nel meno recente passato. Detto questo, consentitemi un ringraziamento speciale a Enrico Panini. A Enrico Panini ho proposto di fare il capo di gabinetto della città metropolitana in una sfida che non tutti hanno colto in questi anni. Senza voler fare gerarchia di importanza dei ruoli, per quanto mi riguarda il capo di gabinetto della città metropolitana in questo momento ha un ruolo strategico ancora più valente di un ruolo di assessore in un'amministrazione comunale, perché pochi hanno colto la potenzialità strategica in termini organizzativi, ordinamentali, istituzionali, politici, economici e finanziari che ha la città metropolitana. Ho chiesto a tutti gli assessori, al vice sindaco della città di Napoli, al vice sindaco della città metropolitana, ai capi di gabinetto, di lavorare ancora di più in stretto rapporto tra loro. Enrico Panini è un grande lavoratore, quasi come me. Lo chiami alle 3:00 e lo trovi sveglio. Lo chiami la sera e sta sempre sul pezzo. La mattina è uno dei primi ad arrivare. Lo voglio dire perché Enrico Panini non medita quella narrazione tossica nella quale qualcuno vuol far pensare che ci sia stato un ridimensionamento politico, un uomo che ha fatto l'assessore, il segretario del movimento politico Dema, il vice sindaco, e oggi ha accettato una sfida complessa e difficile, quanto so sofferto, perché non è facile a una persona che fa il vice sindaco di chiedere comunque un sacrificio politico di questo tipo. Ma in questa fase così delicata, così complessa, così difficile, in cui si intrecciano scelte politiche di Napoli e scelte politiche che ci preparano anche a nuovi scenari nel medio e nel lungo termine, ho chiesto a un'altra persona a me legata non solo da grandi affinità politiche, ma consentitemelo di dire anche da affinità antiche, ci conosciamo dai tempi dei banchi della scuola, come Carmine Episcopo, di assumere il ruolo di vice sindaco della città. Per il resto chiaramente ci sono delle modifiche e nelle modifiche vorrei ringraziare molto sentitamente l'assessore Monica Buonanno, alla quale anche ho proposto un ruolo importante nella squadra istituzionale che stiamo creando in questi giorni, anche perché a Monica Buonanno 2 anni e mezzo fa circa, credo, chiesi non solo di occuparsi delle politiche del lavoro, che era la materia che erano le materie a lei più vicine, ma anche delle politiche sociali, e ne apprezzai la voglia di accettare la sfida. So quanto le è costato in questo momento fare un passo laterale e mi auguro che insieme possiamo costruire
anche un percorso comune nei prossimi giorni. Questo è il mio intento e credo anche l'intento, da come ho compreso, di Monica Buonanno. Quindi è stato necessario ovviamente assegnare delle deleghe così importanti sulle politiche sociali a degli altri assessori, di cui ho la massima ovviamente fiducia, che stanno qui, e in particolare per quanto riguarda il settore delle politiche sociali, soprattutto Anna Maria Palmieri, che è l'assessore, diciamo, che dall'epoca iniziale insieme a me contribuisce al governo della cosa pubblica, e Francesca Mina. Troverete un forte appesantimento di deleghe, ma se lo può permettere, perché è una donna brava, giovane, competente e capace, di Rosaria Gallino, alla quale ho chiesto uno sforzo particolare in questa fase. Poi ve le leggerete con attenzione, ma adesso ho soprattutto, diciamo, il dovere, ma anche il piacere, di leggere le deleghe dei nuovi assessori, che sono quelle più innovative. Andando per ordine alfabetico, Marco Gaudini sarà assessore al trasporto pubblico e alla mobilità, con deleghe al trasporto pubblico locale e viabilità, mobilità sostenibile, parcheggi, politiche energetiche, smart city, autoparchi e coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza. Quindi ad esclusione del trasporto pubblico non di linea, che invece incarica Alessandra Clemente, alla quale, nonostante il prossimo impegno della vetrata alla primavera impegnata, gli ho chiesto un impegno, uno sforzo particolare su alcune deleghe particolarmente significative, che ovviamente sono lasciate dal vice sindaco Panini, in particolare Rosaria Gallino avrà il coordinamento delle aziende del Comune di Napoli, partecipate non solo, il personale chiesto ad Alessandra Clemente di curare, e come dicevo prima Rosaria Gallino bilancio, lotta all'evasione e tributi. Per quanto riguarda invece Giovanni Pagano, assessore alle politiche del lavoro, innovazione e autonomia della città, con delega a politiche del lavoro, reti di partenariato, sviluppo, innovazione sociale e digitale, start-up, terzo settore, lavoro autonomo, makers ed artigianato digitale, lavoro atipico, autonomia e mezzogiorno, made in Italy, su nuove piattaforme di comunicazione e partecipazione e il coordinamento funzionale delle partecipate operanti nel settore di competenza. Due parole su queste deleghe all'assessore Gaudini e all'assessore Pagano. Gaudini in particolare gli ho chiesto un impegno forte sul trasporto, una delle sfide più importanti della nostra città, in stretta connessione con altre deleghe importanti che anche l'assessore Clemente, perché è oltre anche al nostro delegato, consigliere comunale, che ringrazio, Ciro Langella, che sta facendo un lavoro importante, perché insieme vedo che quello del trasporto è uno dei settori più importanti per la tenuta dei servizi della nostra città, e ci attendono sfide davvero importanti. Quindi molte delle deleghe hanno una funzione anche di interscambiabilità degli assessori tra di loro, perché ho chiesto alla mia squadra, di cui sono orgoglioso di essere il sindaco, il punto di riferimento politico-amministrativo, di fare veramente squadra in questo momento. Poi sul piano politico dirò proprio una cosa alla fine e poi tacerò. Per quanto riguarda Giovanni Pagano, come potete vedere, sono sfide importanti, che vanno da quella della piattaforma, della partecipazione e della comunicazione. Questa amministrazione ha sempre fatto della partecipazione uno dei punti di forza, non solo in termini di ascolto, ma di condecisione delle scelte amministrative. Però non c'è dubbio che in questa città, ma non solo in questa città, c'è anche una grande sfida che ai tempi della pandemia risulta ancora più forte, che è quella della comunicazione. La comunicazione di un'amministrazione in questi tempi non sempre arriva attraverso l'importante, indispensabile, necessario e insostituibile lavoro dei media tradizionali, carta stampata, televisione, ferrate, che sono qui presenti e che ringrazio, ma anche attraverso nuove forme che bisogna sperimentare. Il made in Naples e l'autonomia. Da uno del sud, da napoletano, sentitemi dire che questa sfida dell'autonomia è una delle più belle. Noi abbiamo approvato anche atti amministrativi importanti, c'è da fare ancora un grande lavoro, quindi mettere insieme autonomia, mezzogiorno, made in Naples, tutto un settore di creatività assolutamente straordinario. E poi il lavoro.
Noi ogni giorno parliamo giustamente dei vaccini, parliamo della pandemia sanitaria. Attenzione, attenzione, perché si presta sempre meno attenzione all'ormai cronica, non più passeggera, pandemia sociale, sanitaria, del lavoro. E in più, consentitemi, fragilità psicologiche che sempre di più attanagliano individui e collettività. Quindi questa attenzione forte alle forme del lavoro, soprattutto connesse a una città come Napoli, che fa dell'economia circolare, dell'economia informale, uno dei suoi punti di forza in questi anni, ma oggi uno dei punti di maggiore sofferenza. Perché la pandemia ha prodotto un attacco fortissimo a quell'economia che noi abbiamo costruito in questi anni. Quindi è importante che un assessore si dedichi a tempo pieno non solo alle questioni tradizionali delle politiche del lavoro. E quante ne abbiamo trattate, con una menzione particolare la voglio fare all'impegno di Monica Bonanno, che ha fatto per la WIP, ma anche tantissime altre vertenze. Non sono solo quelle le politiche del lavoro. Le politiche del lavoro sono anche quelle delle partite IVA, del lavoro autonomo, dei liberi professionisti, di gente che non ha più coperture, con gli sgravi che non arrivano o se arrivano sono assolutamente insignificanti. Pensate in questa città quanta gente non è mappata dalle casse integrazioni, dal blocco dei licenziamenti, perché non sono tracciati. In parte anche un'economia in nero che deve essere portata in superficie, ma anche chi viene sfruttato lavorativamente parlando non deve rimanere senza tutela e senza diritto. Per non parlare di tutto il tema, consentitemelo di dire, dello sviluppo, che credo che sia uno dei punti principali strategici per quanto riguarda la visione di città che dobbiamo realizzare dopo la pandemia. Attenzione, questo è un momento molto importante, perché questa amministrazione sta mettendo e metterà le fondamenta delle recovery fund. Cioè noi saremo quelli, insieme al governo, se si muove, a mettere le fondamenta di questi finanziamenti importanti. Noi abbiamo consegnato dai fini di ottobre al governo progetti cantierabili, progetti esecutivi, progetti definitivi. Attendiamo questa discussione infinita tra una crisi di governo più o meno palesata, che il governo faccia presto, perché le città non possono aspettare, i territori non possono più aspettare, noi abbiamo bisogno di quelle risorse. Ed ecco perché lo sviluppo in termini cittadini assume una connotazione essenziale. Ho chiesto poi anche al vice sindaco, che conserva le sue deleghe, di curare il tema dei finanziamenti europei particolarmente delicato, perché tenete presente che questa amministrazione è riuscita nel corso di questi anni a fare un utilizzo corretto, trasparente ed efficace delle risorse pubbliche, europee, governative, poche, quelle regionali, che sono arrivate nella nostra città. Quindi adesso io credo si chiude sicuramente una fase importante di una dialettica politica che abbiamo consumato, e io chiedo ai miei assessori, al direttore generale, al segretario generale, al capo di gabinetto, dirigenti, di attuare nella maniera più efficace possibile quello che è un dovere di legge, che è l'attuazione dell'indirizzo politico e amministrativo in base al quale Luigi De Magistris è stato nel 2016 eletto dal popolo e quindi ha il diritto di portare a termine quante più azioni amministrative possibili. Sono anche contento che in queste settimane si è tenuto un confronto politico molto aperto, molto leale, molto dialettico e molto franco, anche al nostro interno, e sono anche contento che questo momento storico, questo momento amministrativo, questo momento politico e la scelta di Alessandra Clemente, futuro candidato a sindaco, abbia trovato un punto di sintesi importante e alto anche da tutte le componenti che oggi vedete rappresentate da stamattina in questa presentazione. E chiudo su questo. Per me questo momento non è stato facile. Non è stato facile perché se avessi dovuto guardare solamente agli atti amministrativi prodromici alla fine di un'esperienza così affascinante e così difficile, probabilmente non avrei fatto nessun caso. Ma proprio perché ho avverto la necessità di contribuire anche in qualche modo alla costruzione di un progetto che vada avanti anche dopo questa esperienza amministrativa, ho voluto coniugare forza amministrativa per, come dire, porre ossequio al mandato che è stato dato dagli elettori. Dall'altro però
aprì anche le prospettive di una nuova linfa politico-amministrativa che apra alla città. Quindi io mi auguro che il contributo delle persone che stanno entrando in questo momento e questo nuovo spirito di squadra, questa maggiore forza di raccordo tra città metropolitana e comune di Napoli possa contribuire a una apertura e a una connessione politico-sentimentale sempre più forte con la città, perché non vi sfugge che la pandemia ha ferito anche un modo di governare. Noi eravamo abituati, e io soprattutto, consentitemelo, a stare tra la gente, ogni giorno, dai bambini agli anziani, tra le persone, mi dico, andavo nei luoghi anche in cui il clima non era proprio sereno, ci mettevo la faccia, mi manca moltissimo. E allora io credo, chiedo veramente uno sforzo importante a tutti di provare quanto più possibile a aprire orizzonti di impegno comune con la città in queste settimane così importanti. Io credo che in 6 mesi si può fare un gran lavoro. Io penso che prima della seconda, terza settimana di giugno non si voti, quindi abbiamo circa 6 mesi davanti, nella prospettiva che si possa votare anche dopo, ma 6 mesi si può fare un grande lavoro. Quindi questo momento per me è difficile, perché non è stato facile fare queste scelte, ci ho dovuto riflettere molto, ci ho pensato, ho guardato all'oggi ma anche al domani, però sono sereno di aver fatto la scelta che in questo momento ritenevo migliore, confidando in un rinnovato stimolo all'impegno amministrativo e politico, agli assessori che già stavano insieme a me, alcuni di loro gravati anche da deleghe più pesanti, ai due nuovi entranti di produrre quello scatto di energia chiaramente che devono necessariamente avere le persone che sinora non facevano parte della nostra amministrazione. Poi sul resto ovviamente se ci sono delle domande io sono chiaramente a disposizione, però prima delle domande, se non consentite, poi tra l'altro purtroppo siamo solamente addetti ai lavori perché la pandemia impone queste restrizioni, quindi ci abbiamo solamente gli assessori, qualche consigliere comunale e fotografi, giornalisti, qualche altro ha detto a lui, altri che dovevano partecipare, non sono potuti venire, alcuni mi auguro ci stanno seguendo nella diretta che stiamo facendo, e ringrazio l'ufficio comunicazione e l'ufficio stampa per questo. Prima delle domande darei in ordine alfabetico la parola esclusivamente quindi a Marco Gaudini, che ringrazio per aver accettato questa mia e questa nostra proposta, e a Giovanni Pagano, che anche ringrazio per aver accettato questa mia e questa nostra proposta. Quindi la parola a Marco. Buongiorno a tutti e a tutti. Innanzitutto mi preme ringraziare il sindaco Luigi De Magistris per l'opportunità e l'onore che oggi mi concede e ci concede. Diciamo che quando a 15 anni ho iniziato a militare nel movimento ecologista mai avrei immaginato di far parte in prima persona della squadra di governo della città di Napoli, della mia città. Stamattina siamo in questa aula così solenne per questioni di distanziamento, purtroppo, ma per me è un segnale importante, perché io nutro un profondo rispetto per quest'aula che ritengo l'espressione la massima espressione della sovranità popolare della città di Napoli. In quest'aula è iniziato il mio percorso come consigliere comunale di Napoli, un percorso che mi ha cresciuto tantissimo, sia da un punto di vista politico, culturale, ma soprattutto umano. Perché molte volte, e questa squadra ne è la testimonianza degli anni, prima ancora del collante politico, cioè il collante umano. Per questo voglio ringraziare tutti i miei colleghi consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione, con i quali mi sono confrontato, alcune volte anche scontrato, ma fermamente convinto che l'obiettivo è ed era lavorare
nell'interesse della città. Ringrazio il sindaco anche per le deleghe così strategiche, soprattutto in un momento così complicato, non solo per la città di Napoli, per il paese intero. Deleghe sulle quali lavorerò senza, diciamo, tralasciare un secondo, per sfruttare ogni istante utile al fine di migliorare i servizi della nostra città. E se mi consenti, Luigi, come esponente del gruppo, davvero anche per imprimere ancora di più una spinta ecologista di sostenibilità ambientale a delle politiche importantissime per la nostra città. Ringrazio chi è stato e continuerà ad essere al mio fianco in questi anni in Consiglio Comunale, che il mio collega Stefano Cuore. Abbiamo passato 4 anni e mezzo tra gioie e dolori, ma con la consapevolezza di poter contare sempre con uno sguardo. Voglio anche fare in bocca al lupo al consigliere Merola, che subentrerà da qui a poco, e sono certo che non farà mancare il suo contributo di idee, di proposte, così come abbiamo sempre fatto noi in questo momento. È un momento complicato per la città, come diceva prima il sindaco, ed è forse questo che ci carica ancora di più di responsabilità. Io credo fermamente che le forze sane della città, dentro e fuori a quest'Aula, devono lavorare per la costruzione di un progetto politico che guardi al futuro, partendo da questa esperienza amministrativa, con l'obiettivo certamente di fare meglio, perché si può sempre migliorare, e dare slancio alla città di Napoli, che a causa anche della pandemia purtroppo vive tante nuove fragilità. Questo sarà il nostro obiettivo, questo sarà il nostro impegno. Dal punto di vista amministrativo cercheremo di dare, come abbiamo fatto in quest'anno in Consiglio Comunale, le nostre competenze, la nostra capacità, ma soprattutto il nostro entusiasmo e la nostra passione, perché prima di lavorare con la testa noi lavoriamo con il cuore. Grazie a tutti e buona giornata. Prima di dare la parola a Giovanni Pagano, due considerazioni rapidissime. La prima, che io sono assolutamente convinto che Marco Gaudini e Giovanni Pagano già da oggi pomeriggio saranno in grado non di fare apprendistato, che si fa sempre, faccio anche io ogni giorno, o formazione, che ognuno di noi deve fare ogni giorno, ma di essere immediatamente incisivi, chiaramente di questo ne sono convinto e mi assumo la responsabilità pubblica. La seconda considerazione è una sottolineatura ulteriore di quello che ho detto già prima. Io sono davvero contento che Napoli, terza città d'Italia, capitale del Mezzogiorno, probabilmente è una delle amministrazioni con maggior numero di giovani alla guida della città. 6. Io credo che questo sia importante, non è la retorica della politica, è una sfida per chi la lancia come me, ma consentitemi di dire, è anche una sfida per chi la racconta. Perché è molto facile criticare, è molto facile fare il leone da tastiera, quando poi vai a governare una città senza soldi, con tanti avversari, con tanti ostacoli, con tante mine quotidiane, tanti ostruzionismi, io mi sento davvero di ringraziare persone come Giovanni, come Marco, come Rosario, come Manolo, come Alessandro, come anche gli altri, come dire Luigi, bello, mi limito a citare i giovani, perché non è scontato che un giovane ci metta la faccia. Tra l'altro con un'amministrazione che non ha coperture partitiche, non ha coperture di apparato, non fa parte di un sistema e non ha paracaduti politici. Qua ci mettiamo la faccia e rischiamo ogni giorno senza avere nulla dietro, nulla dietro. Non dobbiamo alzare cornette e non ci sono cornette che ci chiamano. Quindi è un'esperienza libera e autonoma. Ecco perché l'autonomia diventa un elemento caratterizzante sempre di più anche di questo scorcio finale, ed è per questo che voglio dare anche nei titoli a Giovanni Pagano, intesa con lui, la delega sull'autonomia, aggiungendo anche autonomia e mezzogiorno, nella consapevolezza che il Sud non è la zavorra di questo paese, è sempre stato e lo sarà ancora di più in questa fase, una fase post-pandemica, il protagonista del Sud della rinascita del nostro paese. Giovanni.
Grazie, grazie al sindaco, no, per me è un onore essere in quest'aula che ha una storia per me, diciamo, secolare. Credo che arrivare a sedere all'interno di quello che è il Parlamento della nostra città, dal lato del governo, sia un carico di responsabilità importante, come ha detto il sindaco, a cui riconosco e a questa giunta il coraggio di scegliere anche persone che hanno una biografia come la mia, complessa, e a cui si affidano delle deleghe sicuramente importanti come quelle del lavoro. Io penso che siamo all'interno di un mondo che sta cambiando nella sua complessità, ce ne stiamo accorgendo da quello che si vede anche dagli echi che arrivano sia dall'Oriente, ma anche le preoccupazioni a cui stiamo assistendo rispetto a quella che è la storia della nostra democrazia. Allora assume anche il conflitto, la sua anche radicalità in alcuni casi, come elemento costitutivo della nostra società, penso sia un elemento coraggioso che in altri luoghi di questa città purtroppo non si trova. Questo mi fa scegliere ovviamente di passare, tra virgolette, dall'altro lato. E lo faccio con la consapevolezza che davvero in ballo non ci sono poltrone, non ci sono grandi interessi, ma anche in pochi mesi, che qualcuno sottolinea, sono una sfida. Perché io penso che la mia generazione ha la responsabilità in questo momento di dare un'indicazione politica a questa città, sicuramente al mondo intero, e si deve interrogare sul ruolo che abbiamo e che dobbiamo avere nel cambiamento. Perché in questo momento c'è bisogno, c'è un forte bisogno di cambiamento. E credo che il lavoro sia un elemento cardine. Il lavoro nella sua complessità, nella sua storicità, questa città è ancora una città che ha il peso di anni, di decenni, di grossi fallimenti. Noi non siamo ancora usciti dalla crisi del 2008-2010, questi lo dicono tutti i dati dallo Svimez, dalla lista, ci è arrivata addosso una pandemia complessa, abbiamo superato i mesi di marzo e giugno con grande difficoltà, questa città ha dato una grandissima dimostrazione di unità, di coraggio, di visione, di solidarietà. C'è stato ottobre, è stato un mese difficilissimo per tutti noi, io credo che se non ci fosse stato quel momento storico non avrei accettato non stare da questa parte, ma sono reso conto che in questo momento c'è bisogno di rappresentare alcune istanze sociali. Diceva bene Luigi, il lavoro, ma non solo il lavoro di lavoro classico, quello purtroppo si attesta a un cambiamento sostanziale, pesante, e in questa città si porta dietro tassi di disoccupazione che sono tra i peggiori d'Europa, ma c'è anche tutto un altro mondo del lavoro. Qualcosa lo citava Luigi, ma io vi invito a riflettere su come vivono giovani che come me, il mondo da cui vengo io, quello di precariato, di lavoro autonomo, di persone che fanno sacrifici umani pur di rimanere in questa città e di tanti altri che purtroppo vanno via ogni anno 20.000 dalla campagna per trovare un futuro migliore da un'altra parte, ma noi napoletani abbiamo un elemento che ci contraddistingue, rimaniamo sempre con un occhio verso la nostra città. Ebbene, quel mondo del lavoro purtroppo non è rappresentato da nessuno. Le politiche sulla formazione e lavoro in questa regione sono state un fallimento negli ultimi 20 anni, e questo penso che nessuno me lo possa contestare. Abbiamo bisogno di parlare a quei ragazzi, quei giovani che lavorano in migliaia in bar di notte, a nero e poi fuori busta, lo dobbiamo dire. E spesso non è in contraddizione con i loro titolari, sono altri giovani che hanno dovuto reinventarsi per trovare uno sviluppo lavorativo. Per questo ho chiesto anche elementi come lo sviluppo, l'innovazione, perché penso che dobbiamo dare una visione complessiva. Il tempo è poco, questo è chiaro, è stato detto, ma in poco tempo, in questo momento storico, 5 mesi fanno la differenza. Poi questa amministrazione nell'ultimo periodo ha anche saputo dimostrare, con degli innesti importanti, uno su tutti il capo di gabinetto, è riuscito a mettere in campo anche dei meccanismi importanti, l'immagine dell'ultimo bilancio, che è stato un attestato per questa città di fiducia. È un altro degli elementi che mi ha fatto ragionare sulla possibilità di stare qua, dare il mio contributo a questa città, perché credo che sia l'elemento di maggiore orgoglio ma anche di maggiore sfida. Quindi io credo che in questi mesi, come assessore al lavoro, sono disponibile a rappresentare tutte queste istanze. Bisogna stare da questa parte, far emergere queste contraddizioni. È chiaro, le politiche sul lavoro sono di competenza nazionale, ma noi dobbiamo anche saper comunicare bene a questa città quali sono le responsabilità, dove ci sono le responsabilità di questa amministrazione che ha saputo accogliere anche le critiche e fare autocritica, elemento che secondo me è necessario e deve sempre essere necessario, ma anche dove ci sono, diciamo, quelle ossificazioni e dove bisogna spingere per costruire una visione di città che si muove. È chiaro, il tema del Mezzogiorno, Luigi l'ha citato a me,
sta particolarmente a cuore. Io mi sono sempre ritenuto un meridionalista, da questo punto di vista penso che un'altra sfida è smontare una serie di fake news, come le chiama qualcuno, che hanno invecchiato anche la nostra città, le nostre regioni. È chiaro, davanti abbiamo una sfida molto complessa, però dobbiamo anche partire da un elemento che secondo me è centrale. Gli enti locali sono l'elemento più vicino alla cittadinanza, sono il primo, tra virgolette, sindacato. Io vengo da un'esperienza conflittuale di sindacato, che ringrazio per quello che mi ha dato, per come mi ha formato, per come mi ha dato la possibilità di guardare al mondo del lavoro, e questo forse sia anche uno degli elementi che hanno fatto prendere poi la scelta su di me. Ma gli enti locali devono essere in questo momento sindacato di bisogni, diciamo, dei nuovi bisogni che anche questa città esprime. Napoli ha un ruolo centrale all'interno del panorama del Mediterraneo e del mondo nella sua complessità. Credo che noi anche in questi pochi mesi abbiamo la possibilità davvero di costruire una dimensione, una vocazione, una visione che possiamo rilasciare a questa città, e poi sarà il tempo a darci ragione, perché ci abbiamo sbagliato. Però io sono, essendo cresciuto in periferia, venendo da una famiglia molto umile, so che chi non sbaglia mai, chi fa può sbagliare, ma come diceva qualcuno più importante di me, o anche vince, quindi grazie. Che il riferimento a Cenerale è sempre appropriato. Siamo a disposizione di vostre domande. Se qualche collega ha bisogno di formulare qualche domanda al sindaco, agli assessori, che si può avvicinare a questo punto microfonico. Dario De Martino del Roma. C'è una dialettica politica importante che io rispetto e ascolto con attenzione, ed è fisiologico, non solo perché viviamo un momento complesso a livello mondiale, nazionale, crisi di governo, prospettive. È chiaro che anche la città si prepara una campagna elettorale. A noi compete però soprattutto, e a me in particolare, portare a casa il mandato con un rendiconto amministrativo politico quanto più forte possibile. Il resto è la dialettica politica, ci sta. Ci stiamo preparando una campagna elettorale, non sappiamo ancora quali sono gli schieramenti. Io sono convinto innanzitutto di avere una squadra di governo della città, quindi gli assessori, che sono tutti in linea con non solo il portare a termine l'azione amministrativa, ma di condividere una proposta politica per il futuro, e sono persuaso non solo che all'interno della maggioranza politica staremo tutti insieme, la presenza anche del gruppo Davvero è un elemento importante che penso non vi sarà sfuggito dal punto di vista politico, ma aggiungo di più: io credo che quella vittoria del Consiglio Comunale apre a prospettive civiche interessanti, a dimostrazione che noi siamo un'esperienza radicale, ma non siamo un'esperienza che non guarda a tutta una parte della città che è radicale nella sua moderazione. Io ho vinto due volte, penso, con un'esperienza rivoluzionaria, oppure so per certo di aver avuto migliaia e migliaia di voti da persone che nella vita non si sono mai definite rivoluzionari. A noi compete governare la cosa pubblica e quindi avere attorno a noi la maggior parte di sensibilità possibile. E anche la dialettica ci fa bene, ci fanno bene anche le critiche, purché costruttive,
e quindi questo dibattito delle forze politiche io lo trovo assolutamente positivo, purché non diventi una liturgia senza fine. Quindi io credo che questo è un fatto positivo. Per quanto riguarda il capo di gabinetto attuale, rimane, come dire, Ernesto Pollice, che voglio ringraziare, siccome è stato chiamato in causa anche da Giovanni Pagano, approfitto per ringraziarlo per il suo sapiente lavoro che ha svolto in particolare nei mesi precedenti, il periodo che ci ha portato al bilancio. Stiamo parlando di un capo di gabinetto con una grande esperienza in materia economico-finanziaria e di bilancio, e non ci dimentichiamo che il capo di gabinetto, il segretario, poi diventato direttore generale, ha dovuto gestire una fase molto complicata che è stata imposta a Ulicchio inserita in un momento di pandemia. Quindi a loro va il mio ringraziamento, al vice sindaco uscente Enrico Panini. Ho proposto, e lavoriamo subito in quella direzione, di svolgere le funzioni di capo di gabinetto della città metropolitana, però il lavoro lo chiuderemo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, anche perché dobbiamo creare qualche ulteriore innesto e cambiamento che però non riguardano ovviamente la giunta. Per il resto, il vice sindaco, al quale do la parola, lo voglio nuovamente ringraziare, perché Carmine Piscopo è stato sempre uno dei punti di riferimento più importanti dell'amministrazione della città, è una persona con la quale facevamo le lotte da un'altra parte, quando eravamo giovani, mai pensando di amministrare un domani la nostra città. È il segretario del movimento politico e con lui, insieme ad altri, stiamo costruendo un'avventura che ci porterà anche a nuovi progetti politici particolarmente affascinanti ed ambiziosi. Quindi c'è una parola che non disse per me, a entrambi, non l'ho sentito più. No, mi pare che la chiesa. Enrico e allora Enrico e poi Carlo. Grazie Luigi, grazie a tutti e tutti. L'incontro con il sindaco di Napoli nella giornata di ieri è stato un incontro molto caldo e molto affettuoso, nel senso che ben volentieri ho accettato la sua proposta, cioè quella di assumere un incarico in città metropolitana nella qualità di capo di gabinetto, dentro ad un'ipotesi che è quella di costruire una squadra larga nella quale si mette insieme il comune di Napoli e città metropolitana. Le città metropolitane peraltro hanno uno sguardo europeo di grande rilievo, città metropolitana di Napoli sta facendo tante cose, c'è bisogno in questo, come dire, ben volentieri di dare una mano e di contribuire. Quindi termina per me un'esperienza importante, un'esperienza della quale nella mia lettera di dimissioni che ho presentato al sindaco ho ringraziato personalmente Luigi De Magistris per questa avventura che è cominciata il 17 luglio del 2012, nella quale devo dire con piacere ho prestato tutto il mio tempo disponibile a questa città, non sentendomi né una vittima né un'altra persona, ma semplicemente di contribuire ad un progetto importante, perché Napoli è una città importante, perché questa amministrazione è un'amministrazione importante. Poi ho scritto anche Luigi che sono stati giorni nei quali, come dire, ho anche sorriso tanto, perché a Napoli ho imparato una cosa, che la gravità dei problemi accompagnata dal sorriso non toglie nulla alla gravità dei problemi, ma ti dà una determinazione ancora più importante per affrontarli. La stessa determinazione che mi accompagnerà nei prossimi giorni a città metropolitana e della stessa determinazione, lo stesso sorriso, col quale auguro buon lavoro alle amiche e agli amici, alle colleghe e ai colleghi con i quali ho fatto la strada in questi anni, buon lavoro e benvenuti a Giovanni e a Marco e un grande buon lavoro in bocca al lupo a Carmine. Grazie. Grazie, prima di dare la parola a Carmine, ci sono credo quasi gli estremi, Enrico, affinché tu acquisisca la cittadinanza onoraria della nostra città, ormai dopo 8 anni, sei quasi napoletano. Vai Carmine, anche perché qua nessuno è straniero, noi non abbiamo questo modo di interloquire di un certo ceto politico. Prego, grazie. Bene, grazie, davvero poche parole. Innanzitutto un ringraziamento
Magistris, il sindaco non solo del Comune di Napoli ma della città metropolitana, e un ringraziamento a lui anche per aver messo a disposizione davvero la sua storia personale e politica in questa città e per aver lanciato tante sfide che oggi si sentono. Oggi si sentono nelle sue parole, si sentono anche nel lavoro degli assessori, si sentono nelle azioni amministrative e si sentono in un programma che da questa città è stato anche in grado di dire delle cose a livello nazionale. Poi su questo avremo modo anche nei prossimi tempi di tornarci, perché sicuramente questa esperienza non termina qui, ma questa capacità di avere avuto un punto di vista che vive nel lavoro degli assessori, che apre ai giovani, che apre un mondo anche degli ultimi, delle fragilità, che guarda i bisogni veri della città, una città che, guardate, è una città mondo, Napoli è una città mondo e noi sappiamo questo. Allora abbiamo cercato dei modi diversi, con intelligenze diverse, con strumenti differenti, di interpretarla nei modi migliori, ed ecco perché io dico che ad altezza chiaramente anche delle nostre capacità, delle nostre possibilità, in un momento molto difficile, dove ci sono tante cose che funzionano, altre che non funzionano, dei progetti che restano anche fermi. Ma su questo voglio dire una cosa importante, il mio mestiere mi ha insegnato una cosa importante, che alle volte anche i progetti di cui si parla, che nel tempo magari non si riescono a realizzare esattamente come si era annunciato, attenzione, restano nella memoria delle città e trovano una vita diversa e migliore anche in anni successivi, ma l'importante è averli saputi anche tirar fuori, saputi vedere, saputi guardare e in questo senso proiettare in avanti. Io credo che, davvero concludo, un ringraziamento all'azione amministrativa, ai miei colleghi assessori, al lavoro che tutti insieme facciamo, perché adesso a noi tocca questo, portare a termine un programma di governo annunciato dalle campagne elettorali di Luigi Di Magistris e che trova davvero, puoi dire, un piede nelle azioni che noi abbiamo fatto, che trova lì il proprio suolo, e da lì in poi rilanciare, come sta facendo oggi il sindaco, come fanno tutti gli assessori, come fa il consiglio comunale ogni qualvolta sappiamo lavorare insieme, come fanno i capi di gabinetto, come fanno i segretari generali, come fanno tutti quelli che compongono una grande squadra, guardare ad un bilancio che non ci aiuta alcuna narrazione, come dire, di sostituzioni di assessori, perché qui è il rafforzamento di una squadra che oggi da Napoli guarda al sud e guarda anche al territorio nazionale. Grazie. Grazie Carmine. Domanda? Posto? Bene. Grazie e buon lavoro a tutti. Sono a disposizione per le televisioni per qualche breve a margine, come abbiamo concordato.